Signor Palma, adesso le mostro la prova empirica che attesta l'eternità di tutte le cose, ovvero il fatto che ogni cosa esista atemporalmente nell'apparire infinito. Sia prima, sia durante, sia dopo il suo apparire nel piano dell'apparire finito. E qui la prova empirica consiste nel far riapparire un suo commento che non appariva più da qualche giorno e che nella prospettiva non severiniana del divenire si andrebbe a interpretare, si interpreterebbe come un commento non più esistente. E invece, ecco il riapparire del commento del signor Palma, scritto sotto alla diretta che ho fatto il 18 luglio, intitolata Rispondo ai commenti di Adriano Palma e non solo. Dunque, innanzitutto faccio notare che ad alcune considerazioni che ha scritto in questo commento avevo già dato risposta nella diretta. Precisamente, dal minuto 20 in poi fino al minuto 32esimo. Poi ho esteso la risposta complessiva ad alcune considerazioni, ad alcuni quesiti che aveva posto il signor Palma anche dopo. E allora, dal fatto che Palma abbia sostenuto che io non avrei risposto, ad esempio, alla domanda sull'identità, se sia riflessiva, simmetrica e transitiva. Mi fa pensare che non abbia ascoltato la parte in cui ho dato la risposta, invece. Perché io ho risposto, argomentato, ho detto che nell'ontologia severiniana l'identità può essere definita, può avere la proprietà di essere riflessiva, può essere simmetrica, ma non transitiva. E ho anche argomentato, ho anche giustificato perché è riflessiva, simmetrica e transitiva. Per ulteriori approfondimenti, invito coloro che ascoltano questo video proprio ad andare ad ascoltare quella diretta, in particolare l'intervallo di tempo che ho indicato prima. E poi ho anche mostrato l'inconsistenza della logica, non solo del primo ordine, ma di ogni altro sistema, di ogni altra struttura logica, non giustifichi in modo incontrovertibile le sue premesse. Il suo fondamento implicito, che pur c'è, che pur è presente, senza il quale nessuna proposizione, nessun enunciato al loro interno, nessun elemento sarebbe ponibile, perché non sarebbe determinabile, non sarebbe ponibile come qualcosa di determinato e significante. Il fondamento implicito è la struttura originaria. È il fondamento della struttura, che è l'opposizione universale del positivo e del negativo. Non solo, quindi ogni sistema logico ha questa profonda inconsistenza, cioè non giustifica perché è necessario assumere che ogni cosa e ogni significato, ogni elemento, sia sintatticamente che semanticamente, sia identico a se stesso e sia distinto dalla sua negazione. Semplicemente esclude arbitrariamente quella possibilità, cioè esclude la possibilità che tutto possa essere equivalente alla sua negazione e che quindi niente sia identico a se stesso. Certo, se si verificasse, se fosse corretta quella possibilità, niente sarebbe ponibile. Tuttavia, escluderla a priori
in un momento in cui, in una condizione potremmo dire di originarietà, dove non appare immediatamente l'impossibilità che quella possibilità sia falsa, escluderla a priori, senza che si dimostri la sua impossibilità, equivale a trattare una possibilità che è sullo stesso livello delle altre, almeno inizialmente, come se non lo fosse. Si tratta un essente, un significato, come se fosse altro da ciò che è. E lo si fa, lo ripeto, su base arbitraria. Ora, siccome non viene giustificata e dimostrata questa esclusione alla base, al fondamento di qualunque sistema, formale e anche non formale, allora questa contraddizione, questa inconsistenza accompagna tutto lo sviluppo, tutta la strutturazione di quei sistemi e ogni passaggio logico che dalle premesse porta a delle conclusioni. Investe tutto l'apparato sintattico e semantico di quei sistemi, perché in nessuno di quei passaggi, in nessun risultato, in nessun elemento che viene posto per produrre dei risultati, si esclude la possibilità che tutto quello sia equivalente a ogni altra cosa, quindi alla sua negazione. Ho giustificato anche questo, e invece nel commento non si fa altro che riaffermare quello a cui invece ho dato risposta e che smentisce alcune di queste osservazioni. Quindi per questo ne deduco che quantomeno il signor Palma non ha ascoltato le parti in cui davo queste risposte. E poi vediamo un po' cos'altro c'è da aggiungere. Ha sostenuto che la mia domanda su quale sia il fondamento su cui si costituiscono i sistemi logici sarebbe priva di fondamento. Beh, allora, innanzitutto andrebbe dimostrato che non ci sia un fondamento che regge quei sistemi. Limitarsi a dire che non ci sia non è un argomento, non è un'argomentazione, non dimostra nulla. Il sottoscritto invece ha argomentato e ha dimostrato, riprendendo gli argomenti di Severino, che invece il fondamento implicito c'è e che se non venisse assunto non si potrebbe porre nulla. Non è vero che quei sistemi sono indifferenti alla presenza di quel fondamento, cioè dell'opposizione del positivo e del negativo. Invece sono totalmente dipendenti da quell'assunzione. Senza quell'assunzione, tutto quello che viene posto e affermato in quei sistemi sarebbe equivalente alla sua negazione, e quindi sarebbero totalmente indeterminate e senza significato ogni proposizione, ogni enunciato, ogni asserzione, ogni regola di inferenza, ogni principio, ogni assioma, ogni operazione. Quindi quei sistemi non riuscirebbero neanche a porsi, non riuscirebbero neanche a costituirsi. Va bene, detto questo, vi ringrazio per l'attenzione. Spero che questa prova adesso convinca, questa prova empirica del fatto che davvero tutto sia eterno, davvero niente che non appare più in un certo momento abbia smesso di esistere ed apparire. Ecco qui la prova. Continua ad apparire questo commento e io lo sto facendo riapparire adesso in questa situazione dall'apparire infinito. Certo, adesso se andate a vedere sotto la diretta che ho fatto del 18 luglio, questo messaggio non appare più, ma quella situazione, quel momento eterno in cui appariva ed era apparso al sottoscritto che aveva poi letto questo commento, è un momento eterno, è un momento che appare sempre e da sempre, ed eccovi la prova.